Allora, qui all'Hot Corner di Venezia sono molto felice di avere Max Tortora, che non è mai Grazie. stato all'Hot Corner, quindi c'è sempre una prima volta. C'è sempre una prima volta. Con molto piacere siamo qui per la prima volta. Esatto. Senti Max, tu sei qui per Felicità di Michela Ramazzotti, il debutto alla regia. Vogliamo sapere innanzitutto com'è da regista Michela Ramazzotti, com'è sul set? Michaela è da regista è, come si dice, era un fluire naturale, doveva accadere, nel senso Ah, che ok. ha scritto Si vedeva questo, che si si sarebbe vedeva, si successo. capiva, lo voleva, lo desiderava. Ma non era una forzatura, era proprio un fluire, un divenire, perché lei ha scritto questa storia bellissima, dove c'è cuore e testa collegati. E quando io ho letto la sceneggiatura, ho chiamato subito: Michele, mi raccomando, non cambia manco una parola perché il film è Ah, era perfetto. già perfetto in Era già sceneggiatura. Che perfetto, e da lì si parte. Tu mi insegni che una se buona lì, esatto, sceneggiatura, è l'architettura del è film. un buon film. Quindi lei aveva. Oggi l'ha raccontato, mi faceva piacere sentirlo, che lavorare nelle location che si è scelti da regista, poi da attori, è una conferma delle È scelte giuste che certo sono che hai state fatto. fatte da regista, e quindi è tutto che torna, no? Tutto che i cerchi che si chiudono. In più, che succede? Che l'attore che dirige gli altri attori. Esatto, c'ha un'esperienza diversa del regista Ha puro. assolutamente la sensibilità di sapere, perché noi attori Vabbè, certo. abbiamo delle fragilità, abbiamo bisogno di essere protetti, coccolati, a volte rassicurati, e lei ti faceva sentire sempre a tuo Sapeva agio. Si, sapeva dove, dove andare. quando e come. Senti, Max, raccontaci del tuo personaggio, che è una delle parti di questa famiglia, che dire, disfunzionale anche poco. Beh, mi ripeto, ho chiamato subito lei dicendole che mi piaceva molto la sceneggiatura, proprio perché questo è un personaggio talmente ricco, talmente pieno di registri, come un organo da chiesa, poi Sì, che poi aggiungere, togliere, fare. c'era anche il C'ha rischio però di tutto. farlo troppo No, debordante perché no? invece. Perché non c'era una parola in più e non c'era una parola in meno rispetto a ciò che serviva. Era proprio, ripeto, la scrittura come deve Perfetto. essere. Bel tappeto e tu cammini bene, non c'è mai rischio che cadi o che inciampi. Questo è, si parte sempre da lì. Poi. Assolutamente. Quindi, Max, tu hai lavorato con tanti registi, da Vanzina a Virzì, a Verdone. Da chi hai preso di più? C'è qualcuno che ha Da dato, tutti, perché vabbè, da adesso tutti, sembra una dai, banalità, quello non è, bisogna sembra una dirlo. piaggeria, però ti assicuro che essere scelto, Sorrentino pure, essere scelto è già un passo, perché hanno visto qualcosa in te. certo. Allora tu, da curioso, quale sei, dice: cosa avranno visto a me? Perché proprio lui l'ha visto? E tu a tua volta rubi da loro, quindi da tutti, perché loro hanno voluto T'hanno me. visto qualcosa, Sì, ma c'è quindi. qualcuno che t'ha forma anche o ti ha aiutato di più magari in epoca quando era ancora più acerbo cosa oppure Farei un torto a qualcuno, no? perché ti assicuro che, ripeto, chi mi ha scelto, mi ha fatto questo regalo di scegliermi, mi ha dato la possibilità sempre di Di essere anche essere un po' me qualcuno stesso. Non mi hanno mai tarpato, forzato a no, mai, ma essere. non ricordo di essere mai stato tarpato o aver subito delle forzature, perché io, anche io però, non ho mai imposto, ho sempre proposto, che è molto diverso, eh. Eh sì, assolutamente, totalmente diverso. Senti Max, ma quanto è cambiato il tuo modo di recitare? È più facile oggi, dopo tanti anni, oppure Non ci ho mai pensato a no? questa cosa, perché questa cosa che mi chiedi è legata al tempo e io Sì. non ho mai collocato nel tempo il mio lavoro. Ah, vedi, che è una No, cosa bella però. sì, non l'ho mai collocato nel tempo.